Salve amici, bentrovati sul canale dove si parla scherzosamente di cose serie e seriamente di cose scherzose. Oggi vi faccio vedere un mini flash, come io nei limiti del possibile cerco di accelerare il lavoro con la pressa per la ricarica. La pressa si mette il colpo nello shell holder, nel reggibossolo. Si effettua l'operazione, in questo caso la svasatura, si mette via, si prende un altro bosso, si svasa, si mette via. Ecco, se uno vuol fare un po' più in fretta, nelle prime due operazioni che sono decapsulamento e ricalibratura, e nella seconda operazione che è appunto la svasatura, si può cercare di accelerare le cose. Non è una pressa progressiva, è sempre una monostazione. Prendono due bossoli in mano invece di uno. Primo bossolo, svasa, cambio, metto via, prendo, cambio, metto via, prendo, cambio, metto via, prendo, cambio, metto via, prendo. Non è una progressiva, però un pochino prima si fa. Sul terzo dice non ci sono sconti di tempo, perché il terzo dice dopo la polvere, ora io non metto la polvere ora, la metto dopo col dosatore, quindi per ora i bossoli sono amorfi, anche fossero innescati comunque sono amorfi, possono andare veloci. Poi dopo metto la polvere col dosatore e lì non ci sono sconti sui tempi, si va uno per uno e si controlla che ci sia la polvere, uno per uno e si appoggia nel vassoio. Poi si prende la palla, uno per uno, si mette la palla, si mette a misura e si controlla visivamente il bosso e si mette via. Sulle seconde due operazioni, la terza e la quarta operazione, non ci sono sconti di tempo, ma sulle prime due un pochino si può accelerare. Sicuramente lo fate anche voi, ma nel caso che voi non facciate questo sistemino qui, fatelo perché si risparmia metà tempo, nel tempo che ne fate 100 o ne fate 200. Ci vediamo al prossimo video.